C'è un po' di traffico oggi qua. Mannaggia, manco le posso sorpassare. Paesino sempre sull'oceano, sul mare, che si chiama Biscoitos, scritto Biscoitos. Perché si chiama così? Ora, io non ho verificato, ma credo che il nome venga dal fatto che c'è un porticciolo naturale, diciamo, fatto di tanti scogli di lava derivati da eruzioni vulcaniche. Questi scogli così grandi dentro l'acqua sembrano dei biscotti, tanti biscotti inzuppati nell'oceano. Sono a Biscoitos, sull'isola di Terceira, nell'arcipelago delle Azzorre, e sono in un posto specifico che si chiama Abismo, perché qui sotto di me, se ti vuoi buttare, il fondo praticamente non ci sta, c'è un abisso. Sono venuto dove c'è l'abisso perché l'abisso di fuffa che c'è là fuori è veramente incredibile, e quindi gli vorrei dare altre due ripassate e raccontarti quali sono gli odori, i sapori che mi fanno riconoscere tutta questa fuffa e mi aiutano a distinguerla dai veri contenuti di valore. È pieno di fuffa, fuffa a destra, fuffa a sinistra, fuffa su e fuffa giù. C'è fuffa tutto intorno a te. Come la riconosco la fuffa? Perché ecco, sono diventato abbastanza esperto. Numero uno, il titolo, ok? Prima luce rossa lampeggiante, già lo sai. Il titolo che fa? Para, promette, esagera? Bene, sei avvisato. Secondo elemento che mi vado a guardare è l'introduzione. C'è qualcuno che si presenta, si introduce, mi dà un contesto, una storia, o c'è la solita pappardella? Beh, guarda che se hai fame, se hai un po' di appetito, io ho qualcosa di interessante da farti mangiare in questo sacchettino, perché non vieni qua? Insomma, un bel po' di paragrafi per riempire lo spazio, diciamo, con poco e niente di contenuto verace. Un altro elemento è che il contenuto fuffa quasi sempre non contiene link, ne contiene uno, due, tre, oppure quando ce ne sono tanti ci sono per due motivi. Uno, per linkare tutti i suoi altri articoli sull'argomento, appena c'è una parola che menziona qualcosa di cui quest'autore, questo brand, questo marchio ha scritto, ta linka al suo altro articolo, oppure linkano a una serie di risorse e tool, fra cui c'è qualcuno che è un loro partner, qualcuno che li ha pagati o che gli ha dato insomma un supporto economico per far sì che in mezzo a tanti altri link, così che non si noti, ci sia un tool, un servizio, un prodotto specifico. Altro elemento con cui la fuffa si riconosce al volo è che non c'è l'autore, non c'è scritto né all'inizio né alla fine, o se c'è magari c'è un nome e cognome, lo clicchi, non va da nessuna parte. Sono
a nome della redazione, sono a nome del brand. A volte vedi scritto sponsorizzati, vabbè, ma anche se è sponsorizzato l'avrà scritto qualcuno, perché non mi scrivi chi sei col nome e cognome? Ma questa è una redazione per cui dovevamo metterli tutti. E mettili tutti, fammi vedere chi c'è dietro, chi è che ha scritto queste stronzate? Il contenuto fuffa è inoltre caratterizzato dall'essere ottimizzato. Dall'essere ottimizzato nella lunghezza, cioè è difficile che tu trovi della fuffa lunga. Quando lo è perché in mezzo ci sono delle immagini tipo le mura aureliane, delle cose tipo le colonne della Basilica di San Pietro. Ogni volta mi mettono un'immagine, 2 chilometri, poi 2 paragrafi, 3 righe di testo, un altro bloccone di immagini gigantesche. Per questo poi fanno le interviste non sapendo cosa dire, almeno trascrivono quello che hanno detto e c'hanno un po' più di roba. Il contenuto fuffa poi si riconosce in particolare perché si preoccupa molto di più del suo aspetto che non del suo contenuto. Quindi sembra come che abbiano dedicato del tempo extra a curare le decorazioni, come appare, com'è formattato, anche se spesso è un casino, che non al vero contenuto dell'articolo stesso. Ultimo, ma non meno importante, last but not least, fra le puzzette particolari che fa il contenuto fuffa, c'è quella del pop-up. È proprio una bandierina luminosa che ti dice: ehi, qua sotto c'è quasi certamente un contenuto fuffa, ti sto avvisando, vuoi proprio far finta di niente? Ora, ci sono le eccezioni, ci sono, però sappi che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Se insomma ti metti la minigonna e le giarrettiere, come ti ho detto ieri, alla fine non è che la gente può pensare che sei dei vigili del fuoco, giusto?